Ogni forcella ha un suo manuale di uso e manutenzione, dove possiamo ritrovare le ore in cui è bene fare gli interventi. Ma noi adesso vediamo come poter garantire una buona salute, uno stato di salute alla nostra forcella. Quindi quello che possiamo fare concretamente in garage quasi ogni volta che la utilizziamo. È bene tenere sempre lubrificati gli steli, puliti e lubrificati. Per fare questo ci dobbiamo dotare anche di una semplice fascetta di plastica che andremo ad infilare piano piano sul paraolio, andremo leggermente a scansarlo dallo stelo e prima di tutto faremo un giro intorno allo stelo per togliere un po' di sporco, poi potremo aggiungere dell'olio. Io uso un olio specifico al fluoro che riesce a garantire una scorrevolezza importante. Ovviamente è una scorrevolezza che avrà una certa durata, però vedrete che se lo farete spesso avrete sempre una forcella che funzionerà molto bene. Poi, per entrare più in vivo della manutenzione, è raccomandato, almeno ogni 3 mesi, sfilare i foderi e sostituire l'olio di lubrificazione. Questa parte qua, a mio avviso, è bene farla anche dopo poche ore di utilizzo da appena acquistata la bicicletta, in quanto in catena di montaggio non sempre si hanno le giuste quantità di olio o la giusta qualità dell'olio. In più, dato che la forcella è nuova, inizia a lavorare, potrebbe comunque sia rilasciare qualche detrito e allora è bene pulirla, rimettere dell'olio nuovo, lubrificare bene i paraoli e così avremo una forcella che scorrerà veramente veramente bene. We'll be right back.